Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, aprirà il notiziario Don Arturo con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno, e scusandoci per il disguido tecnico della scorsa settimana, oggi conosceremo Santa Beretta Molla. Giardino e orto sempreverde. Questa settimana vi presenterà il prezzemolo, una pianticella molto utilizzata in cucina. E al termine del notiziario potrete seguire il consiglio comunale di mercoledì 28 aprile. Ha raccolto la registrazione Luigi Cè. Buona visione. Cari amici, per desiderio del Papa, il mese di maggio, mese mariano che iniziamo, è dedicato a una maratona di preghiera con il Santo Rosario per invocare la fine della pandemia. Sono coinvolti i santuari di tutto il mondo. Un'unica intenzione salirà dalla terra al cielo per tutto questo mese, dedicato proprio alla devozione della Vergine Maria. Anche il nostro paese custodisce dei segni importanti della devozione nei confronti della Madre di Gesù e Madre nostra. Pensiamo al santuario dell'Incidella, pensiamo alla chiesa di San Girolamo che custodisce l'antico simulacro della Madonna del Monte Carmelo, la nostra parrocchiale con l'altare della Madonna del Santo Rosario, la chiesetta dell'Oratorio dedicata alla Madonna di Fatima. Maria è la madre dei fedeli in quanto madre della Chiesa, ma è anche madre di Dio, dicevo. E quindi è un ponte ideale per presentare le nostre richieste. Come scrive Dante nella Divina Commedia, molte fiate liberamente al dimandar precorre. In un paio di Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa Cattolica, dove si racconta dell'infanzia di Gesù, quando Giuseppe sta per morire, Maria assume un ruolo importante. Lascia Gesù accanto al padre putativo, morente, e negli ultimi istanti lei si fa accanto al capezzale, chiamando a pregare gli altri figli di Giuseppe. Molti defunti per coronavirus sono morti nella solitudine. Non un parente, non un conforto, non un viso caro accanto. È bello pensare che Maria abbia fatto come a Nazareth, si sia fatta accanto a queste persone per confortarle con la sua presenza materna. In questo mese affidiamo a lei tutti i nostri cari che sono venuti a mancare, soprattutto in questo periodo. Ultimo passaggio delicato. In questi giorni assistiamo a molta superficialità. È vero che la pandemia ha mostrato tanta solidarietà, tanta bontà spontanea e aiuto fraterno negli ospedali, nelle parrocchie, attraverso tanti volontari, tante realtà associative. Ma è altrettanto vero che è aumentata la maleducazione, la rabbia, l'indifferenza di persone per lo più di mezza età, ma purtroppo anche di giovani, che se ne fregano delle norme di sicurezza per la salute propria e altrui. Sono quelle persone che non usano le mascherine, che fanno assembramenti, che negano la malattia, che assumono comportamenti irresponsabili solo per mero divertimento. Penso che Maria, come
con la sua umiltà e obbedienza abbia una lezione da dare. Anche per queste persone vogliamo pregare, perché la madre dell'umiltà illumini la loro mente e le aiuti ad essere migliori, fraterne, in una parola, persone intelligenti. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 2 maggio, quinta domenica di Pasqua, è festa dell'invenzione della Santa Croce. In oratorio alle 15, ora di guardia. In parrocchiale alle 18:30, Santa Messa per i defunti Malagni, Pasini, Rosa, Gualtiero e Angelo. Lunedì 3 maggio, Santi Filippo e Giacomo. In oratorio alle 8, Santa Messa ad mentem offerentis. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Rodolfo e Santa. Martedì 4 maggio, San Gottardo. In oratorio alle 8, Santa Messa per il defunto Angelo. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Cappellania, Fabriciera Rodella e Venturini Luigi. Alle 20, adorazione e preghiera di guarigione. Mercoledì 5 maggio, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Feroldi Caterina, Gino Albertin e Gatta Giovita. Alle 18:30, Santa Messa per vivi e defunti della classe 1942. Giovedì 6 maggio, in oratorio, alle 18:30, Santa Messa pro populo. Venerdì 7 maggio, in oratorio, alle 8, Santa Messa per il defunto Don Giovanni Girelli. Alle 15, coroncina della Divina Misericordia. Alle 18:30, al cimitero, Santa Messa per i defunti Angelo, Ester, Peppino, Emi, Isa Tironi e Luigina Galelli. Sabato 8 maggio, in parrocchiale, alle 18:30, Santa Messa per i defunti De Feo Francesco, Biloni Assunta, Pezzi Francesco e Nadia Manfredi. Nella chiesetta dell'oratorio si terranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 9 maggio, sesta domenica di Pasqua. In parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti Annunciata, Battista, Gino, Resconi Pietro, Carolina e Battista. Alle 9:30, Santa Messa per i defunti De Feo Fausto, Famiglia Bassini e Marchioni. Alle 11:15, Santa Messa pro populo. Alle 18:30, Santa Messa per i defunti Viviani Luigi, Cherubini Lucia, Tullio, Tognoli Rino e Zelide. Domenica 2 maggio c'è il ritiro in preparazione dei ragazzi che riceveranno i sacramenti della cresima e della prima comunione. I padrini, le madrine e i genitori si devono trovare in oratorio alle 15:30. Gresto Urrà, educazione in oratorio per gli assistenti. Dalla prima alla quarta superiore si possono trovare il 3 maggio in oratorio alle 20:15. Domenica 9 maggio, sante cresime e comunioni, alle 9:30 e alle 11:15. Per questione di posti, le messe sono riservate alle sole famiglie interessate. Rimani in oratorio. Il bar apre venerdì dalle 20 alle 22, il sabato dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 22, la domenica dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 22. La distribuzione dei tavoli seguirà la normativa anti-Covid. Per il campo sintetico è possibile prenotare al
389 267 4506. Ci sarà la presentazione delle proposte estate ai giovani, domenica 9 alle 20:30 in oratorio. È importante la presenza di chiunque sia interessato. Mese di maggio, nei giorni feriali, c'è la preghiera del Santo Rosario alle 7:30 e alle 18 nella chiesetta dell'oratorio. La raccolta a favore del restauro parrocchiale è posticipata al 16 maggio. Laboratorio. Domenica 16 maggio alle 15:30, per soli 15 posti, teatriamo all'oratorio, gioco del teatro per bambini della scuola primaria. Domenica 23 maggio alle 15:30, per 15 posti. Fabulina, mille e una storia, per infanzia e primaria. Domenica 30 maggio, dalle 15, animazione sportiva in oratorio, per primaria e secondaria. Domenica 6 giugno alle 15:30, 15 posti, laboratorio colori in tema pasquale, per la primaria. L'iscrizione è gratuita e deve avvenire entro venerdì precedente all'evento, al numero 333 2610 558, solo con messaggio SMS o WhatsApp, specificando il nome e l'età dell'iscritto o dell'iscritta. I laboratori avverranno nel rispetto della normativa anti-Covid. Campagna di vaccinazione anti-Covid-19. Se hai tra i 55 e i 59 anni e un'esenzione per patologia, prenota e vaccinati. Più siamo, prima vinciamo. Dal 28 aprile, anche le persone fragili di età compresa tra 55 e 59 anni, in possesso di un'esenzione per patologia, potranno prenotare la vaccinazione anti-Covid-19. Rimane sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso. Per prenotare online, vai sul sito www.prenotazionevaccinicovid.com. Lombardia.it. In alternativa è possibile utilizzare altre modalità tramite lo sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il CAP di residenza e domicilio e il tuo numero di cellulare, con l'aiuto dei portalettere che possono effettuare per te la prenotazione, oppure telefonando al numero verde 800 89 45 45. Giovanni e Maria, oggi 1º maggio, festeggiano il loro 59° anniversario di matrimonio. Tantissimi auguri da tutti i vostri familiari. Gianna Beretta era nata a Magenta il 4 ottobre 1922, ma poi la famiglia si trasferì prima a Bergamo, dove la ragazza fece la prima comunione e ricevette la cresima, poi a Genova Albano. Lì le morì la mamma e, tornata a Bergamo, perdette anche il padre. Nel 1942 si iscrisse all'università nella facoltà di medicina, impegnandosi contemporaneamente nell'apostolato come membro attivo dell'Azione Cattolica. Laureatasi nel 1949, 3 anni dopo conseguì anche il diploma in pediatria, aprendo un ambulatorio a Mesoro presso Magenta. La sua intenzione era quella di lavorare come medico missionario in Brasile, dove già si trovava uno dei due fratelli sacerdoti, il cappuccino padre Alberto, ma l'incontro con l'ingegner Pietro Molla la orientò poi verso il matrimonio celebrato il 24 settembre 1955.
Ne nacquero tre figli, Pierluigi, Mariolina e Laura. Poi, dopo due maternità andate a vuoto, durante una nuova gravidanza le fu scoperto un fibroma all'utero con la prospettiva, data la gravità del caso, di rinunciare alla maternità per non morire. Ma la santa, che aveva una sua gerarchia di valori ispirata da profonda fede, entrata in ospedale per sottoporsi a un delicatissimo intervento, diede ai medici questa perentoria consegna: «Salvate la mia creatura». Contro il parere di tutti, portò avanti la sua difficile maternità e il 21 aprile 1962 nacque Gianna Emanuela. Una settimana dopo, il 28 aprile, Gianna moriva nella sua casa di Ponte Nuovo di Magenta. Il suo caso impressionò fortemente l'opinione pubblica. Arcivescovo di Milano era allora il cardinale Giovanni Battista Montini, che, diventato papa col nome di Paolo VI, il 23 settembre 1973, nell'Angelus Domenicale, additò ad una società incline a soffocare la vita l'eroica madre come esempio di meditata immolazione. Beatificata il 24 aprile 1994 da Giovanni Paolo II, è stata inclusa nell'Albo dei Santi il 16 maggio 2004, con quella che è stata l'ultima canonizzazione di Papa Wojtyla. Il prezzemolo è una pianta che non può mancare nell'orto familiare. È una delle piante aromatiche più diffuse, sia perché è di facile coltivazione, sia perché è utilizzata in molti piatti di cucina. Il prezzemolo appartiene alla famiglia delle ombrellifere. Di questa pianta ne esistono numerose varietà, con foglie piccole, grandi, giganti e perfino ricce. Il prezzemolo è una pianticella piuttosto rustica. Cresce bene nelle zone a clima temperato, preferibilmente a mezz'ombra, ma anche in pieno sole. La semina del prezzemolo si effettua da marzo a luglio, a file distanziate di 20 cm l'una dall'altra, coprendo poi i piccoli semi con uno strato leggero di circa 2 cm di terriccio leggero. Lo si può seminare in vaso o in cassetta. All'inizio va annaffiato costantemente tutti i giorni per mantenere umido il terreno. Quando la pianticella avrà ben radicato, anche le annaffiature saranno meno frequenti. In inverno lo si può proteggere dalle basse temperature coprendolo con un piccolo archetto o tunnel. I fiori del prezzemolo appaiono solo dopo 2 anni, è quindi una pianta biennale, che viene regolarmente tagliata per ricacciare poi altri germogli per un ulteriore taglio. Le parti utilizzate sono le foglie e i fusti, raramente le radici. Il consumo fresco serve per la preparazione di salse, per insaporire minestre, carni, pesci e formaggi. Questa erba aromatica ravvive il sapore di altre erbe e verdure. È sempre presente per la preparazione di brodi, spezzatini, stufati e sughi, ma quasi sempre viene consumata cruda e aggiunta a fine cottura o negli ultimi istanti della preparazione del piatto, per non perdere le benefiche proprietà. E con questo è tutto. Vi lascio la visione della seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 28 aprile. Buona domenica e buona settimana! Buonasera a tutti, Consiglio Comunale, mercoledì 28 aprile 2021, ore 18, segretario, prego con l'appello, grazie. Buonasera a tutti, Massa presente, spero che sia collegato via Skype. Ci stiamo collegando, sì. Dancelli, presente. Sormani, presente. Lizzani, presente. Videlli, presente. Bodini, presente. Alberini, collegato anche lei Skype. Di Blasio, presente. Gazza, presente. Zanon, presente. Bravo, Capello. L'ordine del giorno di questa sera è l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 20, la variazione al bilancio di previsione finanziario 21-23 e contestuale modifica del programma triennale, proroga ai sensi dell'articolo 40 ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche del pubblico esercizio piazza 10 settembre. Questo è l'oggetto dell'ordine del giorno.
Abbiamo spuntato e eliminato l'oggetto numero 3 a causa di una risoluzione intervenuta della problematica che non ha visto la necessità di procedere. E c'è un punto su, per vari assunti precedenti? Lo faremo prossimo. Perfetto, così perché c'è quella della situazione materiale da sistemare. Grazie. Andiamo subito in onda con il rendiconto 20, tradotto il consuntivo, la fotografia del bilancio dell'anno 2020 che i signori consiglieri hanno potuto esaminare in questi giorni grazie anche all'ausilio della ragioneria che ha dedicato dei momenti appunto a questo appuntamento. Tradotto due numeri importanti che danno conto della situazione. Abbiamo dovuto gestire, come sapete, l'anno 2020 che per antonomasia è definito l'anno peggiore dal dopoguerra e il Comune, alla luce anche di contributi degli enti sovraterritoriali, ha potuto salvaguardare le finanze e gestire in modo anche dinamico gli interventi a supporto. Il risultato di esercizio si attesta su 1.262.706, accantonato 1.239.359. Comprende questo un fondo di contenziosi e di altri accantonamenti e segnalo soprattutto che il fondo dei crediti in dubbia esigibilità è pari a 1.211.719 euro. Avevamo come obiettivo di ridurre il disavanzo di almeno 13.500 euro, che è la rata annuale per i 30 anni che abbiamo. Invece siamo riusciti a incrementarlo di circa 70.000 euro, migliorando di molto il disavanzo. E pertanto il trend che stiamo accumulando prevederà una riduzione, se tutto va secondo i nostri piani, di gran lunga anticipata rispetto ai 30 anni. Sapete che sui residui, ossia il debito che il Comune e l'amministrazione ha ritrovato, debito in senso lato, perché in gran parte era dettato anche a quei crediti che vuoi per dubbi esigibilità, vuoi per difficoltà a recuperare, tipo le sanzioni piuttosto che i grati, piuttosto che altro, si è accumulato. Il legislatore ha imposto un serrare i ranghi rispetto a questo continuo trascinamento negli anni che furono, è stato questo pianificato. Quindi noi abbiamo destinato circa 224.000 euro l'anno scorso a coprire tutta una serie di situazioni legate a questo. Nel 2019 il disavanzo era 307, quest'anno un obiettivo 224. Quindi nonostante un anno di totale crisi, di riduzione delle entrate, siamo riusciti non solo a salvaguardare gli equilibri, ma anche a performare maggiormente da questo punto di vista con una gestione virtuosa. Abbiamo anche, alla luce di una oculata gestione, mantenuto anche un piccolo, passatemi il termine totalmente improprio, ma per rendere l'idea, piccolo tesoretto dato dai trasferimenti statali, fondo 106 e 112, da poter applicare quando quest'anno. È stata la nostra iniziativa prudenziale, perché abbiamo, più che previsto, inteso una lunga coda di questa vicenda legata alla pandemia, e noi avremo quindi circa 45.000 più 12, dico più 12 perché sono fondi diversi, da poter destinare quest'anno o poi nelle riduzioni della TARI o delle iniziative a supporto degli esercenti commercianti a cui stiamo lavorando. Quindi nel bilancio del 2021 andranno questi plafond che decideremo insieme come meglio distribuirli. Un tema su cui ho già investito il capogruppo di Blasio per iniziare a vedere lui una particolare spiccata sensibilità rispetto all'esercizio della delega nei confronti degli esercenti commercianti, di poter individuare le leve più consone rispetto a questo. E i numeri nell'estrema sintesi sono questi. Verrà pubblicato il rendiconto, ma non solo ovviamente il pareggio, abbiamo ottenuto questo importante risultato sul fronte
della contrazione del debito e pertanto del disavanzo. Lascio la parola ora a chi volesse intervenire sull'oggetto del rendiconto 2020. Prego. Come già per lo scorso anno dobbiamo registrare un disavanzo di bilancio importante, anche se è doveroso sottolineare che a differenza dell'anno 2019 lo scorso non è certo stato un anno normale, così come va pure sottolineato che poco grazie alla pioggia di finanziamenti arrivati dallo Stato centrale e dalla Regione e un poco per la più oculata gestione delle risorse da parte dell'amministrazione comunale, il disavanzo ha subito una importante contrazione. Proprio per la straordinarietà degli eventi 2020 ci sentiamo di poter esprimere, lo anticipo anche a nome dei miei colleghi, un giudizio non contrario al rendiconto scegliendo l'astensione, ma sollecitando comunque un piano di rientro che lo azzeri nel più breve tempo possibile. Sì, che ho appena detto di aver messo a disposizione una risorsa che può andare in un senso o nell'altro, potrebbe andare anche con una nota da parte del pezzettino di questo disavanzo, se mai ci sarà. Posso intervenire subito su questo? Grazie, nel senso non possiamo farlo perché il fondo 106-105 li destina esclusivamente ad iniziative funzionali, semplifico, mi corregga anche il segretario, funzionali alle minori entrate Covid o al supporto alle categorie economiche colpite. Comunque non può essere. Però non può essere utilizzato per l'abbattimento del debito. Per la pandemia purtroppo ancora in corso, sentiamo di dover ringraziare ancora una volta l'amministrazione comunale e tutte le organizzazioni del volontariato locale per l'impegno straordinario profuso nel quotidiano tentativo di contenere i disagi che ne sono derivati e che ancora proseguiranno. Un plauso particolare al lavoro dei volontari della Protezione Civile, voluto e fatta crescere in modo intelligente da questa amministrazione. Ti ringraziamo, non possiamo più associarci e soprattutto aiutiamoci tutti a tenere botta rispetto a una situazione che è tutt'altro che scemata. Chiaramente il vaccino ci dà questa grande speranza di uscirne, ma stiamo registrando davvero anche l'incremento molto forte di tensioni dovuti a una convivenza prolungata. Un clima che quantomeno sia da parte di tutti noi facilitato nella serenità è condizionato dal supporto di tutti questi attori che hai correttamente declinato, che ti ringrazio di aver menzionato in questa sera. Quindi ci associamo e ringrazio per l'intervento. Ci sono altri spunti, interventi da quel punto di vista? Lo metto in approvazione, chi vota a favore, per il rendiconto 20. Anche i due consiglieri e chi vota e si astiene. Grazie. Votiamo anche per l'immediata esecutività, chi vota a favore, chi si astiene. Grazie. Il punto successivo è la variazione al bilancio di previsione 21-23 e contestuale modifica del programma triennale delle opere pubbliche. Ovviamente abbiamo appena approvato il bilancio del 21 e vi chiederete perché modifichiamo il triennale, perché facciamo una variazione, perché queste serie di opportunità date prevalentemente da enti sovraterritoriali, penso all'Unione Europea, penso allo Stato, penso alla Regione, stanno creando molti contesti per la quale partecipare a bandi o a iniziative. Uno veramente importante per la quale ci siamo messi in pista nella consapevolezza che è molto sfidante, è un progetto riguardante una rigenerazione urbana, in modo particolare il famoso progetto Fenice che in questa sera la precedente amministrazione presentammo e che grazie a questo bando dà delle premialità per degli hub dedicati alla scuola e alla famiglia. Con l'assessore Milzani e con tutti i colleghi dell'amministrazione abbiamo iniziato un progetto. Ci sta supportando in questa iniziativa l'architetto Giarretta, l'architetto di Toledo, che ci sta supportando nel trovare in questa iniziativa con un master plan e adesso il lavoro è riempire di contenuti per aumentare le progettualità e di discorrere. Ma non solo, ci sono anche una riallocazione di risorse date da
la definizione di progetti che già sono stati individuati nel bilancio, ma che trovano una rimodulazione delle coperture e dei di spesa. A titolo chiaro e esemplificativo è il progetto prossimo all'approvazione sovrintendenza del rifacimento del parcheggio e dei marciapiedi a fianco della nostra parrocchiale, che abbiamo destinato inizialmente il contributo di Regione Lombardia. Invece, alla luce della conclusione del progetto con l'avvio della centralina di produzione energetica della Travata, abbiamo avuto subito la disponibilità di avere da parte loro la monetizzazione della compensazione delle opere, e abbiamo destinato quella cifra che era proprio l'ideale per questo, mentre abbiamo traslato i soldi di Regione sul lotto successivo di adeguamento dell'immobile municipio del nostro comune. Quindi verrà fatta tutta l'attività legata al raffrescamento e all'adeguamento del trattamento dell'aria e tutto quanto, nonché anche degli infissi che riusciremo a sostituire. L'ultimo lotto poi che prevediamo, a Dio piacendo, l'anno prossimo, è la conclusione del progetto di ristrutturazione del nostro comune, che è con la sistemazione della facciata e di pitturare. Anche qui è stato fatto un ottimo studio, ha portato in auge come era il colore iniziale dell'Ottocento, che era questo colore di pistacchio molto molto tenue, e quindi la sovrintendenza ci ha invitato a seguire questa linea con i battenti, le porte, il riscolo con il bronzo. Se vi interessasse, c'è anche una bella relazione che abbiamo recuperato attraverso uno studio, un recupero nell'archivio, che dà conto un po' di come era la struttura originariamente. Non è settecentesca perché venne demolito l'edificio, venne ricollocato in un altro sito nell'Ottocento, e quindi c'è anche un focus storico da questo punto di vista. Avendo appunto approvato il triennale, non vado a ridefinire tutte le iniziative che verranno compiute quest'anno da via Brescia piuttosto che da via Pavone o altri temi, perché ne abbiamo discusso nella seduta precedente. Questa variazione quindi è per il tema della produzione energetica, del titolo elettrico, e per la partecipazione a questo e ad altri bandi nel prossimo periodo. Apro la discussione per il punto legato alla variazione di bilancio sul programma triennale della modifica per lo stesso. Proprio per questo motivo, proprio per l'accessibilità a finanziamenti per interventi, si è resa necessaria questa revisione del piano triennale. Sì. Quando si è venuti a parlare con la ragioniera, c'era anche il tecnico Roberto, e ha avuto modo di illustrarci alcune di queste voci. Tra queste ce n'è una che ci ha particolarmente colpito, che è quella della realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia. E su questo vorremmo fare alcune considerazioni. Tanto che è difficile non approvare il tentativo di portare a casa un finanziamento di circa 3 milioni, e quindi su questo potremmo che non essere d'accordo. Per la realizzazione di un centro polifunzionale per la famiglia. Ma ci risulta altrettanto difficile condividere l'ipotesi di crearlo dentro al cortile, questa è l'ipotesi che mi è stata prospettata, al cortile interno della scuola. Faccio un punto e chiedo subito una cosa. L'avere citato questo progetto nel triennale come realizzazione del centro polifunzionale non vincola, posto che poi deciderà la maggioranza e noi diremo le nostre opinioni in merito, non vincola il fatto che debba essere fatto all'interno del cortile. Chiediamo un finanziamento per un centro polifunzionale. Da qui una posizione in merito al come si può votare o non si può votare questa revisione del piano triennale. E vorremmo esprimere quindi comunque in questa sede quella che è la nostra idea su come potrebbe essere realizzato questo centro polifunzionale. Secondo noi sarebbe più opportuno ridare al palazzo scolastico un nuovo respiro, ripristinando spazi e logica di fruizione degli stessi, riportando il parcheggio degli insegnanti con i dovuti e necessari interventi nel parcheggio dietro la posta,
ovviamente ampliandolo a modo e coinvolgendo lo spazio dove è occupato dal mini parco per un ambiente a disparità, restituendo così alla scuola tutto lo spazio per le compete senza inficiare il cortile di altri rivolti. Così come troviamo assolutamente condivisibile la viabilità istruita per l'accesso alla scuola realizzata nell'anno del Covid, auspicandone un consolidamento definitivo al di là dell'emergenza. Crediamo che ridare alla residenza della scuola una nuova centralità non può che far bene al palazzo, ma anche all'educazione scolastica in genere. Il centro polifunzionale per la famiglia potrebbe invece essere costruito, secondo loro ovviamente, abbattendo la mitica palazzina vicino alla segreteria e iniziando così i primi stralci del co-housing del progetto Fenice, anche contemplando fin da subito la possibilità, potenziale ovviamente, dipende anche dalle disponibilità, di acquistare il capannone ormai usato solo come deposito del signor Bianchi, che è contiguo a quest'area e potrebbe essere assolutamente utile per la rigenerazione di questo, questa area. E di tutte le attività collaterali, quindi del nuovo settaggio dell'edilizia residenziale con la radicinata. Oggi abbiamo aggiunto una battuta che è area e anche A, permettendo, perché le palazzine sono area e gli appartamenti devono essere ricollocati e chi li occupa deve trovare uno spazio, quindi compatibilmente con tutte queste cose. Quindi se ci confermate che la voce costruzione, la richiesta di questo fondo e non è legata a costruirlo lì, poi vedremo come si farà, noi ci asteniamo in petto, altrimenti ci sentiamo davvero di non votare a favore. Allora, a livello teorico l'individuazione nel triennale di un'opera si limita a declinarne la stessa all'interno di una strategia pluriennale dell'ente. A maggior ragione, in tal caso, nella misura in cui non è stato approvato ancora dalla Giunta un progetto che sia esso un master plan preliminare. Quindi nel triennale viene indicato l'obiettivo. È come indicare parco fotovoltaico 1 milione di euro e poi dove si faccia. E l'altra precisazione che faccio è legata all'interlocutore che hai citato, nel senso che su Aduane c'è un problema, gli edifici che hai menzionato sono di proprietà comunale, noi ne abbiamo affidato all'area la gestione. Esatto, mentre per intenderci i buffi sono immobili di proprietà e di gestione dell'area, sulla quale noi non entriamo nel merito. Al di là di queste precisazioni, il bando specifico comporta una serie di peculiarità per la quale deve essere realizzato questo hub all'interno di una proprietà comunale, quindi non in un sito di terzi o qualsiasi, e deve avere alcune connotazioni che, se legate al vincolo scolastico, portano delle premialità e dei punteggi. Da qui il fatto di voler ragionare su una locazione che sia a scavalco tre d'union tra l'ambito oratoriano e l'ambito scolastico. È chiaro che quando si parla di sgombrare nella città ideale, lì non vorremmo vedere più né nulla, ma un bellissimo centro tra l'oratorio e la scuola, in mezzo ci sono dei cristiani e delle persone che vanno poi gestite e supportate in quello che può essere anche una evoluzione. Quindi il progetto prevederebbe, come era già stato concepito dal compianto architetto Barba, attraverso un'estensione ex novo centrale del ferro di cavallo, che vedrebbe una stecca centrale, una parziale demolizione di alcuni steccati, quelli verso il fiume Gambara, con una rideterminazione degli spazi dell'orto, dei giochi, ora dove non è spazio adibito alla scuola, ma dove sorgono appunto questi edifici. Però non vorrei dilungarmi perché il progetto non è stato ancora
approvato, plasmato, adesso stiamo concentrando molto sui contenuti e non creare eventuali buche cattedrali nel deserto per recuperare finanziamenti. Quindi lì a prescindere quello spazio per la mensa, per i laboratori, per poi la sera essere spazio molto famiglia o altro, si presta molto in quell'ambito, e creare promiscuità di utilizzo tra famiglia e scuola crea un plus. Quindi considerando che non abbiamo un vero e proprio spazio mensa, considerando che i lavoratori servirebbero, considerando che gli si può dare anche una vita, il fatto di tenerlo nell'albero scolastico ha dal punto di vista nostro un suo senso. Però ecco, spero di aver creato le motivazioni per le quali qui andiamo a indicarlo come strategico, come hub, che non è allocato perché non è stato ancora determinato, però non faccio, diciamo così, il gioco delle altre carte dicendoti che comunque sia il nostro progetto prevederà un tentativo lì. Poi, avendo nel triennale, sia di un piacendo, tra quest'anno, tra tre anni, riceveremo una proposta di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 183 di servizi in cui c'è un'operazione di dislocazione supportata da un promoter nell'ambito del social housing e non solo, magari il lab poi si sposta dall'altra parte perché c'è questa complicità di questa situazione che non è all'ordine del giorno, però è un mio auspicio da qualche tempo. Vista così sembra un concentramento di cose, dovrebbe essere allargata tutta, magari tirando via le case lì del comune, allora avremo un bel progetto. Ma però se stiamo nell'ambito di quel corridoio lì, non sembra una buona cosa, a mio parere. Sono d'accordo con lei, a me hanno insegnato, ma magari mi sbaglio, che i grandi progetti si fanno piano piano, per stralci. Quindi non le nascondo che l'obiettivo sarebbe quello, come dicono i giuristi, de iure condendo, e di creare uno step che abbia una modularità, perché la ruspa fine a se stessa non è che ci porta poi a risolvere il problema, perché poi le persone vanno trovate un'alternativa. Quindi il fatto di poter... Siccome non succede domani e sarà un progetto che durerà forse anche 5 o 10 anni, piano piano si potrebbe... L'auspicio è quello, per quello che dico, ci può stare anche... Non è che domani si butti giù tutto, no, è un progetto che durerà magari negli anni. Alla fine dei anni quello lì non ci sarà più, ci sarà tutto lo spazio e avremo sia il capannone di bianchi e anche tutta l'area dove c'era il macello prima, lì ce n'è di area, lì costruzioni si possono fare e anche spazi, anche sia per l'asilo, perché anche l'asilo lì che è stato fatto mi sembra un po' concentrato, un po' stretto, ecco. Sì, sì, è chiaro che... È un progetto che bisogna ragionarci un po', è un buon progetto. No, dopo, magari ne parleremo in una serie ad hoc, perché questo è un progetto molto articolato, le garantisco, Gazza, che c'è una visione molto organica e che non è realizzabile se non c'è una componente di cui parleremo in altra sede, che dà una visione di un'alternativa a un polo comunque residenziale che deve crearsi per soddisfare le esigenze di chi viene invitato ad andarsene o dovrà. Quindi senza che si crei quella dimensione di alternativa stiamo parlando di volumizzarci. Quindi le dico, c'è nella sua modularità una visione di cui avremo spero tempo di parlarne, ma non so, è il bello, secondo me questa è la politica con la P maiuscola, nel senso di provare a vedere delle situazioni alte, però sì, sicuramente il disegno non è certo quello di creare una interferenza tra mille situazioni, è quella di avere le risorse extra per poter avviare
quest'anno. Grazie. Metto in votazione se siete d'accordo se sono altri. Il punto 2 è appunto la variazione di bilancio relativo all'aggiornamento del triennale. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie, ne dichiaro per esso, richiedete l'esecutività. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Il consiglio comunale questa sera finisce qui. Lascerei la parola velocissimamente al vice sindaco Sormani e poi al consigliere Ghidelli per la giornata dedicata all'ambiente e allo sportivo. E come sapete le feste di per sé sono inibite anche dall'attuale PCM, però un segnale voleva darlo. Prego Giuseppe. Allora, la festa dello sportivo dell'ambiente verrà fatta il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, non più di un maggio. No, sarebbe una partita che non sempre la festa. No, andiamo più avanti forse. No, capite forse. Anche perché la festa dello sportivo la facciamo sempre intorno all'ultima settimana di maggio, quindi siamo andati il più possibile in avanti proprio per vedere cosa accadrà. E dove è la domenica? È un mercoledì. Mezzo settimana. Ci saranno, tra virgolette, alcuni eventi, tra cui alle 9.30 poseremo una targa per Angelo Rolfi, che ci ha sempre voluto l'arte sulla gamba, e una pianta dedicata che si stanno attivando i ragazzi dell'Aido che stanno dando. Grazie. 9.30. Alle 10.15 ci sposteremo da lì al Parco Don Carleschi, in cui ci sarà l'inaugurazione dei giochi inclusivi. E in concomitanza daremo le piantine ai nuovi nati dello scorso anno, del 2020. Sono 32-33 bambini, se non erro. Alle 11 ci sposteremo ai campi da tennis, che facciamo l'inaugurazione dei campi da calcio, dal campo da calcio sintetico, dei campi da tennis, e a seguire facciamo la consegna della competizione 18enne e riciclato, rispetto a se la farò alla fine dell'anno, la facciamo subito. E dopo il pomeriggio, alle 2.30 facciamo il ritorno, andiamo con Tolengo, partiamo sempre dal piazzale della scuola, e niente. Vi aspetto numerosi per questo evento. Però sulle niente credo si riferisce al fatto che auspichiamo una non partecipazione, perché Luigi a presenziare con tele radio Cotolengo per essere comunque prossimi nostri corsi. Ma Luigi c'è sempre. Intendevi questo? Per rimanere niente a parte. Non facciamo i panni. Istituzioni. Già lei. Grazie, buona serata. Grazie.